Martedì 26 maggio, ben trovati con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo il notiziario di oggi con il consueto aggiornamento riguardo la regione Campania, il bilancio Covid-19 del 25 maggio, con il totale complessivo dei positivi in Campania. Vediamo. Su quasi 180.000 tamponi effettuati in Campania dall'inizio dell'epidemia ad oggi, soltanto 4.767 sono le persone positive, per un totale del 2,5%, andamento assolutamente ottimale per la regione del presidente Vincenzo De Luca. Il totale dei deceduti è arrivato a 405, mentre i guariti 3.137. In provincia di Napoli 2.591 sono i positivi. A Salerno 680, Avellino 539, Caserta 454, Benevento 204, altri in fase di verifica ASL 287. Intanto il presidente Vincenzo De Luca continua con la sua campagna Sicura e Cafoni Zero per incentivare il piano del turismo. Campagna Sicura, dunque, la logica che sta alla base di tutto è semplice: evitare comportamenti che potrebbero far risalire i contagi e rendere la regione un territorio Covid-free, così da distinguere. Distinguersi per sicurezza ed efficienza e di conseguenza attirare più turisti possibili. Vogliamo utilizzare il brand Campania Sicura per promuovere il turismo nella nostra regione. Cominciamo con la campagna di promozione turistica internazionale della regione Campania e poi cogliamo l'occasione per sviluppare tanti comportamenti, non solo per portare l'epidemia a zero, ma per avere anche cafoneria a zero, ha dichiarato De Luca con lo stile che ormai lo contraddistingue. Vorremmo far partire anche Cafoni Zero, una campagna a questo punto anche di valore internazionale, ha poi aggiunto lo stesso governatore. Sarebbe questa anche una bella occasione per far crescere lo spirito civico e soprattutto per umanizzare i momenti di incontro e anche di divertimento, per umanizzarli e non per renderli più alienati e alienanti. E dopo giorni di stallo, un nuovo caso si registra nel Cilento, precisamente nel comune di Vallo della Lucania. Probabilmente il tampone è positivo, ma bisognerà attendere anche l'esito del secondo. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Proprio nel pieno della ripresa del nostro territorio dalla pandemia, arriva una doccia fredda nuovamente da Vallo della Lucania. Tra i 255 tamponi analizzati ieri dal laboratorio dell'ospedale di Eboli, ne è risultato uno solo positivo, appartenente proprio ad un cittadino del centro vallese. Le ultime vicende del Cilento riguardanti il Covid-19 provenivano proprio da Vallo della Lucania, precisamente dall'ospedale San Luca, dove qualche settimana fa era scattato l'allarme nel reparto di medicina generale, poi terminato con solo il contagio dell'infermiera napoletana e residente a Casalvelino, che non ne ha scaturiti ulteriori. Quinto caso per Vallo della Lucania dall'inizio dell'emergenza e ora 5 anche i casi ancora attivi nel Cilento, oltre questo già citato, 3 ad Agropoli e 1 a Casalvelino. E restiamo sempre in materia di sanità. Dopo azioni scellerate si va verso lo sciopero, a dichiararlo il responsabile della FISI, Rolando Scotillo. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Gianni Petrizzo. In un comunicato stampa, FISI Sanità annuncia lo sciopero dopo le azioni scellerate. Ospedali prefabbricati e sperpero di denaro pubblico, si legge nella nota. Rimodulazioni ospedaliere all'ultimo dei moicani, blocco di tutte le prestazioni sanitarie, progetti obiettivi pagati senza alcuna contrattazione ad amici ed amici di amici, insomma, una gestione che si è dimenticata dei veri eroi, infermieri, medici e OSS, a cui non ha riconosciuto nulla e pensa a fare politica con i soldi dei cittadini. Mai più ultimi, esclamava qualcuno, abituato a fare proclami e spot elettorali, ed intanto con le sue azioni e le azioni dei suoi direttori generali di nomina politica e fidati delfini distrugge la sanità pubblica.
regala soldi alla sanità privata riconoscendo convenzioni d'oro e dichiarando dati falsi sui numeri dei posti letto di terapia intensiva esistenti in Campania, pur di uscire dal piano di rientro e dimostrare di aver salvato il mondo. Siamo di fronte a megalomani con mania di grandezza, con il portafoglio dei cittadini ed a costo della vita degli operatori sanitari che non hanno nemmeno avuto i dispositivi di protezione individuale. Una vergogna senza fine. Queste le parole di Rolando Scotillo, che continua: oramai si va verso la dichiarazione di sciopero, in questi giorni provvederemo a farla, ormai questi signori non si confrontano con nessuno, operano in modo scellerato sulla pelle dei lavoratori e degli utenti, cambiando le regole del gioco continuamente ed utilizzando denaro pubblico per fini poco chiari. Intanto, nel silenzio assordante della politica locale, l'ospedale di Eboli viene annullato nelle sue prerogative di ospedale specialistico di tipo generalista. Oramai ai cittadini è vietato accedervi, non ci sono più parole. Cambiamo argomento, andiamo invece ad Agropoli. Si è svolto ieri pomeriggio il funerale di Vincenzo Russo. La cerimonia si è tenuta presso il cimitero comunale con la benedizione del feretro. Commosso il saluto degli ultras del West Agropoli al caro Vincenzo, che aveva condiviso con loro la passione per l'amata squadra. Vediamo il servizio. Si è svolto ieri il funerale del caro Vincenzo Russo. Ad attenderlo presso il cimitero comunale i tanti amici che con lui avevano condiviso la passione per il calcio, per la squadra tanto amata, l'US Agropoli. I tifosi non sono voluti mancare per dare l'ultimo saluto, nonostante in questo periodo molto delicato, vista l'emergenza coronavirus, non è concesso essere presenti alla sepoltura dei defunti. In tanti, nel parcheggio antistante il Camposanto, disposti ordinatamente e indossando tutti i presidi di protezione, hanno salutato per l'ultima volta Vincenzo, il giovane ragazzo agropolese che purtroppo sabato scorso si è tolto la vita. Vincenzo era un ragazzo molto dolce, rispettoso, educato e aveva la passione per il calcio, una passione condivisa con i tanti ultras dell'US Agropoli che ieri non sono voluti mancare per dargli l'ultimo saluto. Improvviso scoppio di materiale pirotecnico presso la ditta di fuochi d'artificio che opera nel comune di Vatolla di Perdifumo. Il titolare stava maneggiando dei materiali pirotecnici che, mischiandosi tra loro, hanno provocato una reazione chimica da procurargli delle ustioni a un arto inferiore e delle ecchimosi superficiali in altre parti del corpo. Sul posto immediato l'intervento dei sanitari dell'associazione Givi del South 118 di Castellabate e i carabinieri della locale stazione. L'uomo è rimasto ferito in seguito ad una reazione chimica che gli ha provocato delle ustioni sul 15% del corpo. Prontamente soccorso e trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ed ora ci fermiamo qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili.
Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Bucino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione.
Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu... Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, Mario Pesca, nella bufera, è stato criticato infatti duramente dai colleghi consiglieri di minoranza Agostino Abbate e Gisella Botticchio nella nostra diretta di ieri pomeriggio, ma ascoltiamo i dettagli nel servizio realizzato da Gianni Petrizzo. In diretta televisiva su Cilento Channel, il consigliere di minoranza agropolese del Movimento 5 Stelle, Mario Pesca, è stato criticato duramente dai colleghi di minoranza Gisella Botticchio della Lega e Agostino Abbate di ABC Agropoli Bene Comune per aver partecipato senza di loro ad una riunione con il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per la risoluzione della problematica della Posidonia spiaggiata. Agostino Abbate ha dichiarato che in consiglio comunale probabilmente l'opposizione è composta da due consiglieri e non da tre, adducendo Mario Pesca alla maggioranza. Invece di essere molto probabilmente tre consiglieri all'opposizione, siamo due all'opposizione e un consigliere che, pur vedendo la situazione critica e pur lavorando in questo modo, possa avere praticamente comunque dei contatti. Mario si mette le mani in fronte perché evidentemente pensa che io voglia calcare la mano su qualcosa. Assolutamente no. Solo... Gisella Botticchio invece ha parlato di pura pubblicità per il consigliere del Movimento 5 Stelle, postando anche le fotografie sull'incontro avvenuto in comune nell'ufficio del primo cittadino. E ogni tanto i 5 Stelle, pur di fare spot e pur di mettersi in mostra, e diciamo, forse Mario c'è pure cascato, perché poi hanno fatto la foto, il sindaco, le alghe stanno lì anche per il 2020. Quindi oggi andare dal sindaco, scusa, perdonami Mario, io ti voglio bene perché sei una brava persona e confido sicuramente nel tuo operato, però se mi dà sapore di spot. Pesca ha risposto che il fatto di incontrarsi istituzionalmente con il sindaco non significa far parte della maggioranza, anzi questo può accadere per tutte le minoranze, l'importante è risolvere i problemi della città. Allora, stai dicendo delle cose non vere e sapendo di dire cose non vere le dici, e questo mi dispiace, perché il fatto di incontrarsi istituzionalmente credo che spetti e possa essere di tutte le minoranze con le maggioranze. Credo che questa è una regola generale, non è una regola particolare, quindi non è che il nostro incontro è perché a livello governativo vi si governa PD e 5 Stelle, questo è assolutamente fuori luogo. E proprio in merito a questo attacco al consigliere di minoranza Mario Pesca, a rispondere anche il primo cittadino Adamo Coppola, non si vuole escludere nessuno. Mercoledì pomeriggio ho convocato tutti i gruppi politici per valutare insieme le proposte per le spiagge libere, per migliorarle. Vedremo se i consiglieri verranno con volontà di collaborare o di dire che è tutto sbagliato. Questo è il suo commento, ma ascoltiamo i dettagli nel servizio.
Intervento d'inizio settimana in diretta su Cilento Channel del sindaco Adamo Coppola, che comincia con un commento sul weekend appena trascorso. Agropoli non è a parte dall'Italia, la movida c'è stata ovunque. Penso che Agropoli si è comportata bene, ci sono stati momenti di trasgressione, ma valutando complessivamente, se confrontiamo i due weekend, già notiamo la differenza. C'è stato più senso di responsabilità, le criticità ci sono state naturalmente, ma dobbiamo e possiamo migliorare. Una sufficienza per il comportamento della città nello scorso weekend, nonostante siano presenti ancora delle problematiche. Coppola poi prosegue rispondendo al consigliere d'opposizione Agostino Abbate, che si è definito amareggiato per gli incontri avuti con solo alcune forze politiche come il Movimento 5 Stelle. Abbate non dovrebbe essere amareggiato perché legittimamente questa amministrazione può decidere di incontrare tutte le forze politiche, dichiara il sindaco. L'incontro con il Movimento 5 Stelle è stato fatto per la vicinanza con la senatrice Lamura, che sta lavorando al riaffondamento della Posidonia. Anche il ministro dell'Ambiente Costa è con i 5 Stelle e il sottosegretario del ministro è con il PD. Mi sono solo riferito alle forze al governo per avere risposte più rapide, non c'è volontà di escludere nessuno. Il primo cittadino continua con l'argomento, confermando che in questo periodo non ci sono divisioni per il bene di Agropoli. Mercoledì pomeriggio ho convocato tutti i gruppi politici per valutare insieme le proposte per le spiagge libere e per migliorarle. Vedremo se i consiglieri verranno con volontà di collaborare o di dire che è tutto sbagliato. In questo momento per me non c'è maggioranza e minoranza, è inutile innescare discussioni, stiamo pensando alla città. Non ho problemi a parlare con nessun partito, afferma Coppola. Ho parlato anche con la consigliera Botticchio, mettendo una pietra sopra i trascorsi. In chiusura, Adamo Coppola dà anche delle piccole novità sull'ospedale. Ho saputo di diversi incontri la settimana scorsa, il primario è venuto a vedere le sale operatorie, ma ci sono continui incontri presso l'ospedale. Ritorniamo su Vallo della Lucania, questa volta per parlare del tribunale che collassa, il grido di aiuto del presidente dell'AIGA Alberico Sorrentino. Vediamo. È ancora buio per il Tribunale Vallese, mentre si naviga a vista in questa fase 2, la giustizia, in particolare quella locale, è ferma al palo. L'intero settore civile vede come ultimo immortale un solo giudice, il dottor Antonio Pasquariello, sempre pronto ad adempiere ai doveri del suo ufficio e attento alle difficoltà della classe forense. Tutto questo mentre il sistema giustizia si arrampica tra 200 protocolli attivi per le udienze da remoto in tutta Italia. Per il nostro foro, dichiara l'avvocato Alberico Sorrentino, presidente del l'AIGA, il punto dolente non è il protocollo, poiché i ruoli civili sono ancora congelati ormai da un anno, ragion per cui al massimo possiamo discutere dell'ennesima era glaciare per il territorio dimenticato dalle istituzioni. In questi giorni l'AIGA ha inoltrato una missiva al senatore Castiello per ribadire delle richieste urgenti e non procrastinabili. Pretendiamo dei magistrati in pianta stabile, continua Sorrentino, e non gente che viene assegnata per 3 mesi con la sola ed inutile funzione di ingolfare fare le cancellerie per effettuare rinvii. Per garantire la nostra sopravvivenza ci occorrono le sentenze ed è per questo che i giudici vengono adeguatamente remunerati. Attendiamo delle risposte ad horas, in caso contrario siamo pronti alla mobilitazione. Se il presidio vallese affronta la sua ora più buia, all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, presieduta dall'avvocato Antonio De Angelis, premia Vallo della Lucania, ciò a conferma della dinamicità della giovane classe forense locale per le numerose iniziative messe in campo in questi mesi di lockdown. E di questi giorni, infatti, la nomina dell'avvocato Domenico Sica presso l'importante Dipartimento dei Fondi Europei e dell'avvocato Mariangela Gresti, già membro e prima eletta del Comitato Pari Opportunità all'interno del COA Vallese, quale componente dello stesso comitato all'interno del Dipartimento Nazionale. Ultimo, ma non meno importante, l'elezione della dottoressa Antonella Palladino, quale rappresentante dei praticanti avvocati in seno alla Consulta Nazionale dei Praticanti. Ciò a testimonianza di un'avvocatura disposta a fronteggiare l'emergenza nell'emergenza, conclude Sorrentino, a patto che Ministero, CSM e Corte d'Appello, oltre ai proclami, mettano concretamente il Tribunale in grado di funzionare, garantendo in tal modo che il servizio giustizia possa essere fruibile a chi ne fa richiesta. Ci spostiamo invece adesso a Capaccio Pestum, dove il cinema Miriam diventa di proprietà dell'ente comunale. Ieri pomeriggio la firma a Salerno. Sentiamo.
È stato firmato ieri pomeriggio a Salerno l'atto notarile che trasferisce al comune di Capaccio Pestum la proprietà dell'immobile ex Cinema Miriam, ubicato in piazza Santini a Capaccio Scalo. Arriva così a completamento un processo amministrativo avviatosi solo pochi mesi fa, che sarebbe stato addirittura più rapido senza l'emergenza coronavirus. La titolarità dell'immobile passa a titolo definitivo al comune, serrati anche i tempi previsti per l'avvio dei lavori, già in programma per martedì 9 giugno l'inizio dell'intervento di demolizione dell'attuale manufatto. L'obiettivo resta quello di giungere alla realizzazione di una struttura più moderna e funzionale, che non si limiti a ospitare spettacoli, ma sia piuttosto un incubatore di attività culturali, il tutto dentro un processo di più ampio respiro che punti a trasformare Piazza Santini al centro di Capaccio Scalo in un luogo vivo e animato dove cultura, commercio, funzioni istituzionali e vita comunitaria possano fondersi, determinando nuovi livelli di qualità urbana. Per il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri, con l'acquisizione definitiva dell'ex Cinema Miriam, il processo di cambiamento che abbiamo avviato compie un ulteriore passo in avanti. Mese dopo mese progetti e programmi prendono forma sempre più concreta, divenendo anche segni di rinascita all'indomani di un lockdown che ha lasciato non pochi strascichi sulla comunità. Prima di quanto si immagini, il nuovo Cinema Miriam sarà uno dei cuori pulsanti di Capaccio Pestum, combinandosi con il programma complessivo di riqualificazione di Piazza Santini, per il quale l'amministrazione ha già messo a bando un concorso di idee. Facciamo riaprire i centri estivi per i nostri bambini e la proposta al governatore della Campania Vincenzo De Luca, inviata dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Castellabate Elisabetta Martuscelli. Facciamo riaprire i centri estivi per i nostri bambini e la proposta inviata al presidente della regione Campania da parte dell'assessore alla pubblica istruzione del comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli. Ho scritto al presidente della regione Vincenzo De Luca in merito alla ripartenza del centro estivo, un presidio indispensabile che da anni garantiamo nel nostro comune. Mi sono fatta portavoce delle istanze dei tanti genitori che soprattutto in estate in una località turistica come Castellabate inizieranno a lavorare con difficoltà crescenti visti i tempi difficili dati dalla situazione d'emergenza sanitaria. Adesso è fondamentale dare risposte chiare di supporto alle famiglie, sottolinea l'assessore, che stanno affrontando già da mesi le difficoltà dovute alla chiusura delle scuole. Mi auguro, conclude l'assessore, di ricevere una pronta e positiva risposta da parte della regione. Ancora qualche istante di pubblicità, restate sintonizzati. I benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome: Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia ortopedica, neurologica, sportiva, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com, Facebook Cilentorent Autonoleggio, telefono 0828 199 98 71. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione, migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive.
Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi OSSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie.
Terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Dopo gli ultimi eventi che si sono registrati nella città di Salerno, ad intervenire è il sindaco Vincenzo Napoli, che rivolge un appello ai suoi cittadini. Sentiamo. Un fine settimana di eccessi, tante auto in strada, molte parcheggiate in doppia fila lungo le strade della Movida, locali pieni, lungomare gremito. Questa la fotografia di Salerno, che non ha fatto eccezione rispetto a molte altre città italiane. Il contributo delle forze dell'ordine è stato lodato dal sindaco di Salerno, ma le risorse umane a disposizione non sono illimitate, per cui saranno proprio i comportamenti individuali a fare la differenza in questa fase. Il primo cittadino Enzo Napoli invita tutti a mantenere alta la guardia in una fase in cui si innestano anche le riaperture di palestre, piscine, alberghi e spiagge. Uno dei nodi da sciogliere a stretto giro sarà proprio la gestione dell'accesso alle spiagge libere. In questo fine settimana ho girato per la città e ho avuto una sensazione che non mi ha pienamente soddisfatto. Per la verità, con l'assessore Loffredo nei giorni precedenti abbiamo fatto visita ai bar, ai ristoranti che riaprivano i battenti dopo molti mesi di sofferenza, e per i ristoranti ho dovuto e ho potuto registrare, per quelli che ho visitato naturalmente, il pieno rispetto dei protocolli e delle normative di garanzia per loro e per i commensali, per i cittadini che si recavano, pienamente rispettati. Per i bar, anche lì c'è un rispetto, diciamo, delle distanze di sicurezza. Si è passati dalla somministrazione delivery o da asporto, ora si può anche entrare, come voi sapete, nei bar. Ho visto che c'è una buona tenuta dell'igiene, un'attenzione all'igiene, e quindi, però devo dire che ho avuto modo di verificare per strada, sul lungomare, sulla spiaggia di Santa Teresa, un affollamento importante, che viene anche testimoniato dal fatto che c'è un traffico veicolare importante. Significa che, come se ci fosse stata una sorta di rimozione psicoanalitica di quanto è successo fino ad ora, e quindi una sorta di liberazione anche emotiva. Questo è quanto di peggio possa capitare. Abbassare la guardia in questa fase significa riconsegnarsi all'azione terrificante del virus. Noi non possiamo consentirci azioni sciatte, disattenzioni, distrazioni. Dobbiamo ritornare e riguadagnare la nostra normalità, che purtroppo non sarà mai più quello di una volta. Dobbiamo imparare a guardare il mondo con occhi diversi. Dobbiamo riguadagnare questa nostra centralità con grande attenzione e grande prudenza, perché basta un errore per ritornare indietro, e questo noi francamente non ce lo possiamo consentire. E in termini di salute pubblica e in termini economici, qui andiamo allo sfascio. Allora ciascuno di noi deve farsi carico di un surplus di responsabilità, avere un atteggiamento prudenziale, un atteggiamento razionale, ragionevole e razionale, e andare avanti in questi termini. Se ancora oggi vediamo gente che rifiuta il diktat di indossare la mascherina, insomma siamo proprio a livelli incomprensibili. Ancora c'è qualcuno che non la indossa, qualcuno che la indossa sciattamente, qualcun altro che se la mette quando vede la gente. Noi abbiamo tentato di fare un'azione di moral suasion e ci siamo riusciti, perché la cosa è andata bene. Abbiamo anche somministrato circa 200 sanzioni, mica poco, insomma, sanzioni anche dolorosette di 400 euro. Si paghi subito 280, ma diciamo comunque sono cifre che pesano. Ed è questa, per me doveva essere l'estrema ratio, però l'abbiamo adottata con fermezza. Ora, quando c'è una sovrabbondanza di gente per strada, una sovrabbondanza di traffico, anche i nostri agenti della Polizia Municipale, a cui va il mio fraterno ringraziamento, e gli amici della Protezione Civile, vanno in difficoltà. Perché è impossibile reggere la spinta, controllare i ristoranti, controllare i mercati, e controllare la mascherina, e controllare l'assembramento. Insomma, qua non è che abbiamo un esercito, qua abbiamo un numero ragionevole di agenti che fanno il loro lavoro oltre ogni misura, e quindi il resto lo deve fare la coscienza civile di ciascuno di noi. La cosa più semplice è dire: occupatevi delle spiagge, occupatevi del... Gli uomini non ci sono, insomma... Diventa veramente complicato.
Andiamo adesso invece nel comune di Montecorice, le attività hanno ripreso a lavorare con la fase 2. Vediamo l'intervista al vice sindaco Pasquale Tarallo che traccia un po' il bilancio di come sta proseguendo. Il servizio è stato realizzato dal nostro corrispondente Daniele Romualdi. Mi trovo a Montecorice, più precisamente presso la frazione Agnone. Sto per incontrare, ed è qui con me, il vice sindaco appunto di Montecorice, Pasquale Tarallo. Come il vostro comune si è organizzato in base alle direttive regionali e quindi le tante attività commerciali che hanno aperto e che stanno per aprire. Fase 2 ormai quasi volge al termine, siamo già proiettati nella fase 3. Ieri De Luca ha emesso questa ordinanza che riguarda la balneazione, molto attesa. Attendiamo ancora la disciplina per quanto riguarda gli affitti delle case, delle strutture non alberghiere. Noi siamo già al lavoro da tempo sulle possibili soluzioni, soprattutto in gestione della spiaggia. Penso che settimana prossima daremo tra lunedì e martedì le nostre direttive per quanto riguarda la fruizione della spiaggia. Sarà un po' più lungo, diciamo, poi l'operatività, perché è stato richiesto un vero e proprio piano. Ieri c'è stata l'ordinanza, quindi ci sarà, penso, una decina di giorni almeno per elaborarlo e renderlo ufficiale. Per quanto riguarda invece le aperture delle attività a Montecorice Comune e ad Agnone in particolare, siamo praticamente, i miei colleghi sono quasi tutti aperti, dico i miei colleghi perché anch'io sono ristoratore, ma mi sono preso un'altra settimana di tempo per vedere un attimo come vanno le cose, ma soprattutto per organizzarmi al meglio e anche per essere, diciamo, presente e di supporto a chi in questo momento ha deciso di aprire. Le difficoltà sono tante, le incertezze anche, c'è molta confusione sulle regole, può capitare. Oggi ho saputo che la Guardia di Finanza ha fatto un giro e sono contento e orgoglioso che i miei, diciamo, colleghi si siano fatti trovare pronti, infatti non hanno contestato nulla, hanno dato qualche suggerimento e spero che questo sia diciamo l'atteggiamento che avranno le forze dell'ordine, che insieme a noi amministrazioni, di supporto a chi dopo tanto tempo si riavvia con tantissime difficoltà, tantissime incertezze e tantissime anche paure, però con l'ottimismo di affrontare una stagione buona e positiva. I comuni si devono dotare di questo piano per le spiagge libere, che disciplina la sicurezza e le norme di accesso e per la fruizione. Io penso che quest'anno, purtroppo sicuramente sarà un'estate diversa, penso che uno deve cogliere l'occasione nelle mille difficoltà di lavorare su migliorare l'offerta e migliorare la qualità. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, per questo spesso ho richiamato in alcune mie interviste, in alcuni miei anche post su Facebook, l'istituzione definitiva delle ZEA. Noi siamo nel parco, le zone economiche ambientali secondo me sono una grandissima opportunità precedente all'emergenza, ma che ci può dare una grandissima mano. Nel decreto rilancio sono previste anche delle somme dedicate alle ZEE, quindi in questo momento mi sento anche di fare un appello affinché vengano finalmente istituite, perché mancano i decreti attuativi. Questo perché è vero che c'è tutto un settore che ha investito e da imprenditori hanno migliorato i servizi, però è vero che dobbiamo confrontarci anche con la realtà fatta di tante persone che hanno le case e che le affittano. Quindi secondo me deve essere questa l'occasione per metterci tutti quanti in regola e capire che dare un servizio in più migliorerà la qualità del turismo e dell'accoglienza. E restiamo sempre a Montecorice, dove sempre Daniele Romualdi è andato a trovare una delle attività di ristorazione per capire come procede appunto la ripartenza. Vediamo. E con la fase 2, come abbiamo detto già tante volte, hanno preso via da qualche giorno anche le attività dei ristoranti, dei bar e le pizzerie. Mi trovo a Montecorice e sono proprio in compagnia con Gabriele Catania, da due giorni aperti come ristorante e poi da qualche settimana come servizio d'asporto. Allora, innanzitutto, come sta andando questa apertura e una tua impressione su quello che appunto abbiamo, diciamo, vissuto fino adesso? Questo è il primo fine settimana che abbiamo aperto i tavoli. Sono già due settimane che abbiamo iniziato il servizio d'asporto e
comunque la gente del posto ha risposto bene, siamo fiduciosi nonostante sia un periodo difficile per tutti il nostro settore che ha colpito questo virus che ci è rimasto spiazzato a tutti. Nessuno se l'aspettava una cosa del genere e infatti ci ha cambiato in tutti i sensi, anche le nostre abitudini hanno cambiato, quindi abbiamo dovuto riorganizzare il nostro lavoro anche in sicurezza, mettendo le distanze dei tavoli di un metro, anche schiena alla schiena della sedia di un metro e con misurazione del termometro per dipendenti, anche per i clienti. Quindi con un po' di attenzione, però bisogna comunque stare attenti a questo virus che è invisibile purtroppo, che non sai da dove può arrivare e quindi ci vuole un po' di attenzione, però penso che nonostante gli sforzi fatti fino ad ora comunque ne stiamo uscendo pian piano, quindi ci vuole un altro po' di attenzione e penso che questa stagione almeno alla fine ne usciremo bene. Siamo vincitori. Comunque la gente ha risposto molto, non solo di Montecorce, tante persone di fuori sono venuti. Mi diceva poc'anzi la signora, anche noi abbiamo degustato le tue specialità, quindi una buona risposta. Ricordiamo dove vi trovate, ho detto appunto a Montecorce. Facciamo un invito a tutte le persone che possono venire qui a degustare delle ottime pizze, degli ottimi primi piatti, secondi piatti, un po' di tutto, perché funzionate da ristorante pizzeria, vero? Sì. In massima sicurezza, distanza e così via. Facciamo un invito ai nostri telespettatori a venire qui da Catania, pizzeria, cucina e pizzeria. Ringrazio gli amici che fino ad ora ci hanno onorato della loro presenza e vi aspettiamo nel massimo della sicurezza. E con questo servizio andiamo a chiudere l'edizione di oggi. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Vi do appuntamento a questo pomeriggio con la diretta news alle ore 17 perché ci sarà l'assessore regionale Lucia Fortini che interverrà proprio per darci insomma delle informazioni riguardo anche il mondo della scuola e la sua ripartenza. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi televisivi. Arrivederci.